Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sono Teschio81 e oggi iniziamo a parlare di personaggi per il nostro progetto Lyra. I progetti normalmente non sono fatti da un personaggio solo che si muove e cammina e basta, ma interagisce appunto con altri personaggi che possono essere avversari gestiti da altri player come dei bot che costruiscono la nostra storia. Quindi il problema più grosso che abbiamo normalmente per la creazione di un gioco è dove reperire i personaggi. E i principali modi che mi vengono in mente per lavorare su Unreal Engine sono principalmente tre. Il primo è quello di utilizzare semplicemente i personaggi con lo scheletro del nostro manichino Unreal Engine. E le problematiche sono però appunto che dobbiamo costruirci un manichino attorno a questo scheletro e trovare personaggi per sostituire questi manichini non è così semplice. Il marketplace della Epic ne fornisce alcuni, ma appunto sono pochi, sono sempre gli stessi e insomma servono più che altro di teste. Poi bisogna arrangiarsi con Blender o altri programmi per creare i personaggi. E un altro metodo molto molto valido, forse più valido di questo, è utilizzare lo scheletro di Mixamo. Mixamo è una piattaforma appunto che fornisce personaggi in una quantità abbastanza importante, ci si può appunto costruire abbastanza tranquillamente un gioco, anche se voglio dire la costruzione del personaggio personalizzato sarebbe ovviamente l'ideale, e offre anche un'ottima quantità di animazioni che invece quelli lì sono molto importanti appunto per la creazione del gioco stesso. Mixamo oltretutto è fondamentale perché ha anche un ottimo sistema di retarget del personaggio, quindi possiamo costruirci un personaggio su Blender, prenderlo da internet, insomma procurarci un personaggio come più ci conviene, caricarlo su Mixamo che ci fa un autorig e ci fornisce appunto un personaggio nuovo di zecca da poter utilizzare sul nostro Unreal Engine. Il ciò comporta ovviamente sempre problematiche legate allo scheletro, quindi o si crea un retarget adeguato sul manichino del nostro progetto, oppure si crea l'intero progetto basato sullo scheletro di Mixamo, che è una cosa importante da fare, però nel nostro caso non è molto utile perché utilizzando Lyra ci creerebbe veramente degli scompensi. Un terzo sistema che è invece molto utile, che mi viene in mente, che probabilmente utilizzeremo, è la creazione dei metaumani, che è un sistema creato per integrare i movimenti con i nostri manichini con un target molto molto semplice, e avremo a disposizione veramente infiniti personaggi da creare in maniera molto molto rapida e saranno tutti per forza di cose diversi tra loro. Questo tutorial è abbastanza facoltativo, nel senso che per creare il progetto con i metaumani abbiamo a disposizione un'ampia scelta, che poi vedremo, di personaggi già creati. Quindi, volendo, potete direttamente, se non vi interessa, se aveste già il vostro personaggio o comunque avete già i vostri metaumani o li volete scaricare direttamente di default per iniziare a lavorare con il progetto senza perdere troppo tempo, potete tranquillamente saltare al tutorial successivo. Per chi invece volesse continuare questo tutorial, vediamo appunto come funzionano i metaumani. Quindi andiamo su Google, facciamo una ricerca molto semplice, scriviamo MetaHuman Creator, clicchiamo sopra e ci troveremo a questo punto in questa pagina che abbiamo visto poco fa. Per creare un metaumano dobbiamo innanzitutto andare sulla versione e crearlo per la versione che ci serve. Poi ovviamente verrà utilizzato senza problemi anche nelle altre versioni. Io per esempio in questo momento sto usando la versione 5.2, quindi seleziono la 5.2, ma quando passerò alla 5.3 non perderò assolutamente il mio metaumano. Andiamo su Launch MetaHuman Creator, bisogna ovviamente essere registrati, quindi probabilmente al primo accesso vi chiederà un login o una registrazione.
Dopodiché ci sarà da aspettare un po' di tempo perché dovranno appunto impostare tutto per la nostra sessione di lavoro. Una volta entrati nel programma, qui sulla sinistra avremo una selezione di tutti i personaggi che sono già stati creati di default, che sono quelli di cui parlavamo prima, che potete volendo scegliere e iniziare ad utilizzarli senza starli a creare, tanto c'è una serie abbastanza ampia. Oppure se andiamo su Create Selected, appunto possiamo iniziare a creare il nostro personaggio personalizzato. Io ne ho creati già alcuni che utilizzeremo poi nel progetto, sono abbastanza generici, non mi sono impegnato più di tanto per farli, comunque sono già stati creati. Verranno poi inseriti nella cartella My MetaHumans, che è la cartella che utilizzeremo poi dal programma stesso per estrapolarla al sito. Torniamo alla cartella Create, ci metto un po' a caricare perché appunto sto anche registrando. Scegliamo un personaggio casuale, possiamo sceglierne uno qualsiasi, magari scegliamo appunto una ragazza magari, e possiamo scegliere questa ragazza qua che mi piace, l'ho già scelta per l'altro mio personaggio che poi utilizzeremo, quindi iniziamo a vedere qualcosa di simile. Andando nella schermata principale ce la fa vedere per intero, andando avanti e indietro con la rotellina del mouse possiamo zoomare, se teniamo premuta la rotellina del mouse e ci spostiamo possiamo andando su e giù appunto posizionarla meglio, andando a destra a sinistra possiamo anche ruotarla, quindi possiamo anche andare a fare per esempio uno zoom sulla testa per andare a vederla di profilo nel caso volessimo scolpire il viso a nostro piacimento. Ok, iniziamo pure, clicchiamo su Create Selected, ci crea il nostro spazio di lavoro, vediamo le funzioni principali, non stiamo a vedere tutto, qua sulla destra comunque avete già dei tasti rapidi per fare alcune cose, ma al momento non ci servono. Andiamo possiamo iniziare per esempio dalle proporzioni del corpo. Come vedete abbiamo una parte maschile e femminile da poter scegliere, quindi se scegliamo per esempio un corpo maschile ovviamente avrà i fianchi diversi, avrà l'assenza del seno e magari la presenza dei pettorali e qui abbiamo anche la selezione diciamo delle dimensioni del corpo, quindi possiamo farla molto magra. Quindi con un corpo più diciamo da ragazzina possiamo farla un po' più in carne e scegliere ovviamente sempre l'altezza e possiamo poi tornare alla selezione quella che c'era iniziale che era una fisicità un po' più da adulta. Poi qui abbiamo le dimensioni dell'altezza. Quindi possiamo scegliere più o meno alte, noi rimarremo per il momento su un corpo medio, diciamo per tutti i personaggi. Non ci sono problemi con i diversi tipi di scheletro, perché io nell'altro progetto che ho creato non ho avuto nessun tipo di problema, neanche per la questione delle maniche e dei pantaloni lunghi, perché cambia ovviamente lo scheletro, ma prenderemo poi come base lo scheletro principale, il nostro animation blueprint, quindi non ci saranno poi problemi. Per sicurezza noi comunque sceglieremo un modello che sia un po' uguale per tutti. Poi possiamo andare sulle dimensioni della testa, che queste qua sono importanti per quale motivo? Perché rendono il nostro personaggio più o meno adulto o ragazzino, nel senso che se andiamo con una testa decisamente più piccola avremo delle proporzioni più adulte, mentre potremmo andare su delle proporzioni più da bambino, se vedete, ovviamente magari se scegliete un corpo un po' più piccoletto con la testa un po' più grande potreste fare un ragazzino o addirittura un bambino. Al momento noi ci fermiamo al centro, quindi riportiamo le dimensioni normali, questo poi personalizzate voi come preferite. Possiamo sempre lavorare
come dicevo un attimino prima sullo scheletro, quindi abbiamo direttamente la scelta di alcuni vestiti che caratterizzano, come dicevo, lo scheletro. Quindi in questo caso avremo lo scheletro con solo le braccia a vista, mentre se scegliamo un completo più coprente, magari lo scheletro vi rimarrà solo con le mani a vista e lo scheletro partirà appunto da tutte le parti coperte, ma questo lo vedremo poi all'interno di Unreal Engine. Per il momento quindi scegliete un po' quello che volete, io cerco di tenere uno standard come abbiamo visto prima, quindi al momento possiamo scegliere, che ne so, una camicia, la possiamo personalizzare. Qui abbiamo diversi tipi di texture per renderla più o meno carina, volendo possiamo anche renderla appunto senza texture. Tagli due colori principali. Possiamo scegliere anche un secondo colore di fabbrica che di solito comprende le cuciture o i bordini, in questo caso comprende l'interno. Possiamo fare, che ne so, una camicia rossa e nera. Potete ovviamente anche rimuovere totalmente i vestiti in modo da avere uno scheletro completo. Per esempio, se volete partire con un Battle Royale e raccogliere i vestiti, potete iniziare appunto con lo scheletro intero. In questo caso noi scegliamo la camicia. Per i pantaloni stesso discorso, ce ne sono diversi, non sono tantissimi, ma ho visto che si possono anche personalizzare con diversi tutorial che spiegano come personalizzarli al meglio e creare tantissime tantissime variabili. In questo caso scegliamo dei semplicissimi pantaloni, facciamo tutto sul nero, il secondo colore di fabbrica va a prendere in questo caso le cuciture e le teniamo, facciamo un bel rosso scuro, il top diciamo come la camicia. Stesso discorso anche qua, possiamo rimuovere e rimanere con lo scheletro intero, quindi se le rimuoviamo qualsiasi cosa rimaniamo con lo scheletro intero. Scarpe, stesso discorso, ne scegliamo un paio a caso e le facciamo nere e rosse per mantenere, diciamo, uno standard di vestito intero. Ok, questo qua è il nostro personaggio principale. Ora andiamo a vedere le cose fondamentali, perché i vestiti, come dicevo, poi ve li potete personalizzare tranquillamente in maniera diversa e molto migliore. Allora, se io voglio scegliere come creare il mio personaggio, ho una sezione Blend, molto interessante perché mi permette di avere tantissime variabili sul personaggio. Per esempio, se a me piacesse il taglio di occhi di questa ragazza orientale, potrei per esempio selezionarla. Poi mi piace il mento un po' più allungato di questo ragazzo e lo mettiamo qui. Una volta che abbiamo raggiunto, diciamo, tre obiettivi, ce l'ho fatti vari. Come vedete, compaiono questi pallini e possiamo iniziare a modificare. Ovviamente possiamo aggiungere tantissimi personaggi, ne possiamo aggiungere altri tre e poi altri ancora per avere sempre più dettagli a disposizione. Al momento ci fermiamo con questi tre e iniziamo a vedere come modellare il nostro personaggio. Ok, come vi dicevo prima, con la rotellina ci muoviamo e abbiamo lo zoom. Come prima impostazione possiamo iniziare a indirizzare diciamo i vari componenti del viso in relazione ai personaggi che abbiamo selezionato prima. Per esempio, io prima dicevo: ah, mi piace il taglio degli occhi orientale. In questo caso io vado verso il personaggio che ha gli occhi con il taglio orientale. Ovviamente, se mi sposto verso i ragazzi che ci sono sotto, prenderà le loro sembianze di occhi. Posso andare totalmente sugli occhi del personaggio che ho scelto o fonderli con gli occhi del nostro personaggio principale. Quindi, se lo metto a metà, abbiamo un taglio, diciamo, abbastanza orientale, molto carino. In questo modo posso ovviamente modificare qualsiasi cosa. Dicevo, voglio il mento di questo ragazzo che è più allungato, come vedete, mi sposta il mento in diverse posizioni. Ok, e così potete modificare tutto. Più personaggi mettete all'interno di questa cerchia e più avete a disposizione variabili per il vostro personaggio.
In questo momento lo lasciamo così, tanto non è un personaggio che utilizzeremo, è solo per farvelo vedere. Passiamo al secondo step che ci fa scolpire in piccoli punti tutte le varie sezioni che abbiamo scelto prima. Quindi, per esempio, io gli occhi in questo caso posso scegliere di modificarli ancora, quindi renderli più piccoli e più vicini, più larghi e via dicendo. Così posso fare per le sopracciglia. Così posso fare per qualsiasi punto il nostro viso. Io non mi dilungo tanto su questo perché appunto il tutorial se no verrebbe veramente troppo lungo, però sbizzarritevi e personalizzatevelo come preferite nel modo migliore. Ok, fatto una piccola personalizzazione giusto per non lasciarlo come prima, passiamo al terzo step. Il terzo step si chiama Move e ci fa semplicemente muovere in blocco tutte le impostazioni che abbiamo fatto prima. Quindi io posso ancora andare a ritoccare e a perfezionare tutte le varie sezioni principali del nostro viso, quindi occhi, sopracciglia e via dicendo. In questo caso facciamo una personalizzazione media, come vedete cambia veramente di tantissimo in tutte le direzioni, quindi è impossibile creare personaggi perfettamente uguali l'uno dall'altro e questo è il bello proprio di questo programma. Ok, andiamo ancora avanti, quindi abbiamo creato diciamo una struttura principale per il nostro viso. Iniziamo a cambiare i dettagli nella maniera ancora più profonda, quindi abbiamo le texture che ci permettono appunto di rendere più o meno giovane il nostro personaggio, quindi fino ad arrivare a una vecchiaia diciamo abbastanza longeva e questi qua servono ovviamente un contrasto per aumentare i pori della pelle e tanti altri piccoli dettagli e appunto rendere più o meno giovane il nostro viso. E roughness ovviamente è diciamo una sorta di opacità, lucentezza, lo potete vedere per esempio qua sotto gli occhi, spero che si veda, però come vedete se io metto un viso molto più lucido e molto più incarnato con la texture giusta posso appunto creare un viso anche molto giovane o anche molto vecchio. Ora prendiamo qualcosa di più o meno carino. Ok, andiamo avanti. E qua abbiamo ovviamente le lentiggini, altri tipi di dettagli che possiamo accentuare o meno. Qui abbiamo le zone calde, diciamo, del viso, quindi possiamo per esempio fare la fronte, come vedete, molto più rossa, fargli le guance molto più rossa, a seconda di come ci piace. Qui possiamo cambiare il colore degli occhi. Anche qua abbiamo i dettagli addirittura su le varie aperture dell'iride e della sclera, quindi possiamo fare anche gli occhi più rossi, più lucenti, come vedete così li possiamo fare molto chiari, possiamo vascolizzarli parecchio e renderli per esempio molto rossi se vogliamo fare un personaggio che piange, vogliamo fare un personaggio malato, un personaggio tossico, insomma possiamo personalizzarlo in ogni modo. Abbiamo anche la struttura dei denti e ovviamente vi potete anche divertire tranquillamente con il trucco perché è veramente carino questo sistema per truccare il nostro personaggio, quindi possiamo avere anche del blush, vi cambia ovviamente le ombre del viso. E possiamo truccare anche, diciamo, mettendo un rossetto. Ok, passiamo alle cose principali. Abbiamo lo stile della testa che fondamentalmente la forma la andiamo a toccare come abbiamo visto prima con la parte per scolpire. Potete ovviamente sempre modificarla e renderla più carina a seconda magari giusto di come vi cambiano le ombre e tutto quanto. Potete ovviamente cambiare la capigliatura. E questo vi cambia veramente tanto il personaggio e potete creare ovviamente anche molte varianti per il vostro personaggio. Noi la lasceremo diciamo più o meno come era di default perché appunto mi piaceva. E potete ovviamente cambiare i dettagli e il colore dei capelli.
quindi andiamo a crearle un po' più luminosi. E di conseguenza qui, se andate, avete visto qua c'è sempre la solita dettagli stile su ogni sezione, potete iniziare a divertirvi a lavorare come preferite. Inizio ad andare avanti a chiudere appunto questo tutorial perché più o meno siamo arrivati, nel senso che avete capito come funziona la personalizzazione, ovviamente, spetta a voi farla, le cose principali sono queste. Io vi consiglio sempre di partire un pochino dalle proporzioni e iniziare a lavorare sul viso e poi appunto magari decidere la capigliatura, insomma, piano piano vi mettete lì e vi divertite. Se volete mu vedere muovere il vostro personaggio, ve lo mettete un po' più centrale, un po' meno zoomato con la rotellina e appunto abbiamo una selezione di animazioni che ci fanno vedere appunto come verrebbe se fosse animato. Qui abbiamo anche una selezione, appunto, nel caso voleste poi fare delle animazioni o dei dialoghi, potete già scaricarvi qualcosa. E va bene, per questo tutorial è tutto. Per il momento direi che possiamo chiudere qui. Nel prossimo tutorial andiamo a vedere come implementare questa risorsa all'interno del nostro progetto e poi successivamente come implementare un sistema per la selezione del personaggio all'interno dell'IRA in modo che sia integrato con tutto il resto del gioco. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.